secondo me fa la differenza in farm, e questo è, insomma, se vuoi interessa fare qualche startup o interessa questo mondo, e per, insomma, secondo me questo è il motivo per cui farm può fare veramente la differenza, è il network. Perché io, per esempio, noi siamo lì nel nostro, sulle nostre sedie a parlare, a fare progetti, a fare ricerca di mercato, eccetera, eccetera, a programmare. E poi ogni tanto magari arriva bene e detto che ti dice, fai, c'è questo signore, fai vedere il progetto. Ah, tu gli lo fai vedere, fai la presentazione, poi dopo vai a messa al pomeriggio e dici, ma chi è quello? E lui ti fa, è l'amministratore delegato di Benetton. Oppure, l'altro giorno, insomma, siamo in contatto con Technogym, per dire, e non è una cosa tutti i giorni che il presidente di Technogym venga da pari praticamente ad ascoltare quello che fai, dandoti dei consigli piuttosto che chiedendoti delle cose. E quindi c'è una cosa veramente figa, è che appunto stando in farm ha la possibilità di conoscere tante di quelle persone anche molto importanti che fuori fai molta fatica. E poi c'è un acceleratore, nel senso che magari facendo una startup a Bologna, comunque in una situazione un pochettino meno contaminata, prima di capire magari che il tuo business model non funziona o che c'è qualcosa da cambiare, magari ci metti un mese. Se invece lì stai recettivo e cerchi di parlare con tutte le persone possibili, in un giorno hai avuto quattro input che magari da un'altra parte ci metti un mese e mezzo.